buona. Vedete? Questo è un test già pronto, ovviamente. È già stato destabilito il tempo. Il ragazzo sa che ha 10 domande, sa quanto tempo ha. In questo caso è dato in trentesimi, ma dopo basta fare la proporzione. Sa che questa prima domanda vale un punto e c'è anche il grado di difficoltà. Per esempio, metto la prima, conferma. Non è che ha detto è giusto, certo, sbagliato, è come una prova di verifica. È da solo, nessuno lo aiuta. Andiamo avanti. Però nel frattempo gli dice che punteggio ha raggiunto. Per esempio, io su due domande sono a 0,8. Un po' pochino. Ok, ho recuperato 2,8, dai. Normale. Qui è di trascinamento. Questo è sbagliato, è rimasto lì. Sono 3 è un maggiore, se invece 4,9 siamo rimasti. grande balzo. Sì, ma su 30. Su 30 è lì. Vabbè, sono all'università gli esami era il 18 pulito, no? Quindi 7,6 diciamo che non è andata molto bene. Allora, hai terminato il compito, adesso io sono iscritto tipo a 4-5 classi virtuali delle varie colleghe sparse nelle Marche, a chissà chi è arrivato il compito, boh, le telefoneranno. Vabbè. Comunque, cosa succede adesso? Io studente, sono collegato alla classe virtuale del mio professore di latino, a lui arriva in, praticamente in tempo reale il mio compito, vede non solo gli errori che ho fatto, ma gli dà anche il punteggio. Ipotizziamo che l'ha fatto tutta la classe, lui vede di ogni studente quanto ha preso, che errori hanno fatto, com'è la media della classe. Non solo, ma gli dice anche la media nazionale. Che cosa significa? In tutta Italia, non è che siamo gli unici che usano la classe virtuale di Mai Zanichelli. Immaginate un po', Zanichelli è il primo editore in Italia, quanti lo usano? Di conseguenza, di quella materia lì, o di quell'argomento lì, fa vedere se la mia classe è sopra o sotto la media nazionale. Se mediamente in Italia chi ha fatto quel test è da 6,5, se la mia è da 5 vuol dire che siamo sotto. Se invece è la media 6,5, io i ragazzi a me la classe porta 7, vuol dire che siamo sopra media nazionale. Quindi uno si fa anche un po' un'idea se la mia classe sia a livello nazionale più o meno come va. Ovviamente questo dipende sempre, non è che questo va a sostituire le vostre prove di verifica che voi mettete poi sul registro, però può essere un aiuto. Oppure se siete talmente vi piace, se avete la possibilità dell'aula eccetera, voi ragazzi hanno il tablet, se volete fare una prova lo fate senza nessun problema. Sta andando molto bene, ma molto bene. Fabriano moltissimo le fanno e i vostri colleghi di Fabriano, perché io al liceo classico di Fabriano, cioè fanno le classi virtuali con Mai Zanichelli e si stanno trovando molto bene, perché per fortuna c'è un team di assistenza che gli sta un sacco dietro al programma e quindi si risolve, se c'è un problema si risolve in tempi molto brevi. Il lato positivo è che di problemi non ne danno. Cioè, tutto sta nel partire, poi non è partito. L'importante è fargli registrare Mai Zanichelli e fargli registrare poi la classe. Allora, a tal proposito, andiamo dietro. La tua
homepage. Dopo vi faccio vedere a chi è un compagno. Sto andando prima avevo fermato e fumato due questo ce l'ho fino a allora nel frattempo dico un'altra cosa, non sapevo fare la cosa, andare sulla comunque, volevo soltanto dire